Perfetto. Mi suona piano. Buonasera a tutti, benvenuti nello spazio Piemonte, fucina di idee innovative che abbiamo inaugurato questa mattina con un incontro che ha presentato gli abbinamenti, le connessioni tra la creatività, tema conduttore del salone, del 26esimo salone del libro, e la gastronomia, la cucina. Questa sera abbiamo un tema abbastanza diverso ma altrettanto significativo, se non di più, e cioè la creatività nell'umorismo. E lo facciamo con alcuni amici che hanno accolto l'invito del Consiglio regionale a partecipare a questo incontro. In primo luogo Dino Aloi, storico della satira, Gianni Chiostri, umorista, Claudio Mellano, vignettista, Alberto Gedda, giornalista, e Marco Martellini, caricaturista, che è cortesemente tra noi anche perché Benny ha avuto un problema improvviso e non ha potuto confermare il suo impegno. Che dire, io farò una brevissima presentazione, mi scuso già con i relatori, con il pubblico, che dovrò assentarmi perché fra pochi minuti comincia un altro nostro evento al Salone del Consiglio regionale in un'altra sede. E sicuramente per funzionare l'umorismo ha bisogno di una intelligenza, della capacità di vedere un po' oltre la realtà e oltre le cose. E la creatività è sicuramente una componente fondamentale per alimentare, innescare, diciamo, il meccanismo umoristico. E quindi mi sembra evidente la connessione che abbiamo stabilito tra creatività, umorismo, satira, caricatura e fumetto. Noi, peraltro, con l'amico Dino Aloi abbiamo una lunga tradizione di collaborazione come Consiglio regionale, e tra le numerose iniziative che abbiamo attuato, voglio soltanto ricordare quella stupenda mostra che abbiamo realizzato in occasione delle celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia, perché dobbiamo sempre ricordare che tra i personaggi storici, politici, statisti che hanno avuto il maggior numero di caricature nella storia ci sono due piemontesi, Cavour e Giolitti, e erano personaggi che hanno una notorietà, una fama meritata e un posto nella storia, però forse le caricature che sono state fatte su di loro e sulla loro vicenda, attività politica, hanno contribuito ancora a rafforzare questa notorietà e questo fatto che sono praticamente entrati nell'immaginario collettivo del paese. Ripercorreremo sempre con Dino Aloi, faremo ancora un altro tentativo di affascinare il pubblico piemontese con una nuova iniziativa, una mostra, ormai possiamo dirlo, che realizzeremo quest'autunno in occasione di un altro 150esimo, forse meno importante di quello dell'Unità d'Italia, ma non meno significativo, e cioè quello del Club Alpino Italiano, il CAI, che è nato proprio in Piemonte, proprio per iniziativa di un altro statista grandissimo piemontese, Quintino Sella, scienziato, geografo, studioso, mineralogo, penso abbia fatto un po' di tutto nella vita, e tra le altre cose ha fatto anche una famosissima ascensione al nostro Monviso, la montagna più alta del Piemonte, e poi sceso, evidentemente soddisfatto di questa iniziativa, ha fondato con altre personalità il Club Alpino Italiano. E quindi noi dedicheremo una mostra quest'autunno a Casimiro Teia, un famoso disegnatore, umorista, satirico, fondatore del Pasquino, che è stato anche lui tra i fondatori del Club Alpino Italiano. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e lasciare la parola a Dino Aloi, che meglio di me potrà continuare questa serata. Grazie ancora. Grazie. Allora, grazie al dottor Tomatis. Dunque, iniziamo subito. Allora, avete visto, rispetto al programma c'è una variazione, perché Benny, il caricaturista che avevamo invitato, purtroppo sta male, ha chiamato ancora poco fa e ha 39 di febbre, per cui... E io ringrazio moltissimo Marco Martellini, invece, caricaturista marchigiano. Era una cosa tutta su autore piemontesi, invece facciamo questo connubio bellissimo tra Regione Marche e Regione Piemonte,
e approfittiamo immediatamente di Marco, che è un autore straordinariamente bravo, un caricaturista dei più quotati in Italia. Io lo ringrazio tantissimo davvero per aver accettato l'invito, peraltro all'ultimo. Lui ci farà vedere delle sue cose, si spiegherà un po' la tecnica della caricatura e poi purtroppo, lo dico già io, ci lascerà perché ha un'altra conferenza, per cui davvero lo ringrazio doppiamente per il fatto di aver accettato l'invito. Dico solo rapidamente due cose e poi ti lascio subito poi la parola. Le tipologie, l'umorismo e la creatività. L'umorismo sicuramente ha un aspetto di grandissima creatività. Saluto Fabio Santilli, grande organizzatore di mostra che è arrivato in questo momento, marchigiano anche lui. Ecco, l'umorismo noi volevamo toccarlo sotto vari aspetti. Allora, l'aspetto della satira, un pochino della storia della satira e dell'umorismo, l'aspetto della vignetta che può essere fatta con parole senza parole, per cui Gianni Chiosta, il grande disegnatore che si esprime prevalentemente senza parole, Claudio Mellana, grande vignettista invece che spesso usa le parole, l'aspetto caricaturale che svilupperà Martellini, e poi anche il fumetto, perché anche il fumetto fa parte a tutta una tradizione grandissima di umorismo. Alberto Gedda, giornalista, è uno dei più grandi esperti in Italia proprio di fumetto, in senso grosso esperto, non solo umoristico evidentemente, ma ci sono poi dei fumetti, ce ne parlerà dopo Alberto, che mettono insieme anche un tratto più serio a un testo umoristico. Mi viene in mente la SGS. Ecco, per cui di questo ne parlerà Alberto. Allora, partirei subito con Marco, in modo che poi ti lasciamo andare. Grazie ancora davvero per aver accettato l'invito. È un piacere. È un piacere partecipare a questo incontro. Io sono un caricaturista e diciamo vorrei raccontarvi un attimo come lavoro, perché la caricatura, che si basa soprattutto sulla deformazione dei tratti somatici principali di un volto, non necessariamente sui difetti di un volto ma anche sui pregi. Naturalmente una bella donna, andremo a caricare gli occhi molto grandi o le curve, però in linea di massima, ecco, si tratta di andare ad esasperare i tratti somatici di un volto, e si può affrontare questo discorso in vari modi. E come vedete, ad esempio, lo stesso personaggio, in questo caso Obama, è più serio o più in questo, qui ci sono Stanlio Olio, in cui possiamo rallentarli un pochino più piano. Ok. Allora, in questo caso è una caricatura di Stanlio Olio e questa è fatta con dei pennarelli a pantone, quindi una sfumatura che cerca di prendere proprio tutte le forme volumetriche del volto, e invece nella successiva è una caricatura molto più stilizzata e anche più deformata come tratti somatici. Questo perché? Perché innanzitutto perché questa seconda caricatura l'ho fatta per una maglietta, quindi andava stampata a due colori, e quindi per necessità dettate dal committente c'è una stilizzazione del disegno più estrema rispetto al disegno precedente, che invece era più sfumato. Andiamo alla prossima. Ecco, qui c'è Primo Carnera, un grandissimo pugile, e ho voluto ritrarlo in questi due modi. Quindi c'è il ritratto più sfumato a colori del volto, e poi una piccola caricatura che riprende un po' lo stile degli anni di Carnera, e quindi diciamo c'è un po' l'ispirazione anche al periodo storico di appartenenza. Andiamo con la prossima. Questo è Napoleone Bonaparte. In questo caso, ecco, qui c'è sia la caricatura mista alla vignetta, perché questo è un disegno che ho fatto per un anniversario della prima campagna d'Italia di Napoleone, e quindi in questo caso sono andato a prendere i quadri e le opere d'arte che Napoleone ha portato via dopo il suo passaggio. Andiamo alla prossima. Qui c'è la caricatura di Benigni, ripreso insieme a Fellini per il film La voce della luna, e quindi ho inserito il volto di Fellini per creare questa mezzaluna, e qui c'è Benigni che
Anche lui ho fatto la caricatura in diverse occasioni, in questo caso è una caricatura più leggera, più delicata, in bianco e nero, perché comunque era fatta per un omaggio a Fellini. E nel caso della successiva, ecco, è una caricatura più deformata, perché era semplicemente la caricatura di Johnny Stecchino, quindi un film molto più allegro, molto più divertente, e quindi lo stesso personaggio, ecco, può essere interpretato, anche se naturalmente i disegni sono sempre i miei, però è interpretato in un altro modo. Vediamo Marco, la prossima. Marco, scusa, ti volevo chiedere una cosa, ma il personaggio ti ispira anche la tecnica? Cioè, c'è un personaggio che tu vedi prevalentemente in bianco nero e un altro a colori, più colorato o meno? Certamente, come nel caso di Stanlio Olio o anche l'esempio che ho fatto prima di Primo Carnera. Quel disegno si ispirava un po' a un gusto grafico di quegli anni e quindi l'ho fatto in quella situazione. È proprio il personaggio e la sua storia che in qualche modo poi ti permette, influisce sull'uso della tecnica. Certo, sull'uso della tecnica. Quando non sono condizionato invece da delle richieste magari di un editore. Certo, quello è un'altra esigenza. Naturalmente. Andiamo alla prossima. Questo è sempre Benigni in versione Pinocchio, e siccome queste le ho fatte per mio gusto personale, e quindi in questo caso, no, ho avuto la libertà di interpretarlo come più preferivo. Ok, andiamo avanti. Ecco, questo sono io praticamente, e qui vediamo la differenza tra una caricatura un po' più esasperata e invece una caricatura più delicata, perché è la caricatura che ho utilizzato per fare la partecipazione di nozze del mio matrimonio, quindi naturalmente era un po' più lieve come caricatura. E andiamo ancora avanti. Sì, questa è sempre la partecipazione. Avanti, ancora avanti. Questa è Sofia Loren, e in questo caso era una caricatura che ho realizzato per una mostra organizzata da Vincenzo Mollica a Grottammare per il Festival dell'Umorismo, e quindi qui era un omaggio a Sofia Loren. Naturalmente, quando si fa un omaggio a un personaggio per una mostra, la caricatura c'è, ma è più lieve. Quando invece l'ho fatta Sofia Loren per mio gusto personale, vediamo la prossima. È una Sofia decisamente più caricata, più esasperata nei tratti e in tutto, perché ero anche libero. Anche nelle forme. Vanno senz'altro sottolineate. Beh, questo è, diciamo, è il mio lavoro, ecco. Poi naturalmente la caricatura può essere affrontata in moltissimi modi. Ci sono autori che stilizzano al massimo il segno grafico, riuscendo a fare delle caricature semplicemente con due linee, proprio penso all'indimenticabile Ardito, che riusciva veramente con una sintesi eccezionale a fare delle caricature molto riconoscibili. Oppure chi come Sciamarella, ci sono moltissimi autori anche soprattutto della tradizione sudamericana che fanno un tipo di caricatura che rasenta quasi il cubismo, cioè le forme, i tratti somatici sono talmente deformati, talmente esasperati, che diventa quasi un quadro astratto, però il bello è che comunque il personaggio è molto riconoscibile allo stesso modo. Ecco, ognuno poi ha la sua tecnica, la sua passione. Io, ecco, queste sono le cose che faccio io, però ecco. Questo è Totò, questo l'ho fatto per mio gusto. Questo qui invece l'ho fatto per una copertina di un libro, e quindi naturalmente l'editore mi ha imposto il bianco e nero, e allora in questo caso anche in questo caso ha voluto una cosa in bianco e nero, al tratto, quindi questo è Ibrahimovic fatto a china. Dipende un po', c'è poi da confrontarsi comunque con l'editoria. Questa è una delle illustrazioni interne di Ibrahimovic. E queste invece sono le caricature che preferisco fare. Questo è Brancaleone, Gassman, illustrato in una maniera più dettagliata, più tridimensionale. Marco, ancora una cosa, poi temo che tu tra poco hai l'altra presentazione. Sì. Una cosa volevo chiederti: ti è capitato spesso che qualcuno dei personaggi ritratti ti abbia chiesto poi la caricatura? Beh, sì, certo. È capitato, o gliel'ho portata proprio io di mia iniziativa, sì. E naturalmente hanno gradito, poi dopo
si fa la foto insieme, insomma c'è sempre un momento di divertimento. Oppure come nel caso della copertina che ho fatto per Antonio Caprarica, e il libro era intitolato Papaveri e Papere della Sperling. E in quel caso io non avevo conosciuto direttamente l'autore, la copertina mi era stata commissionata tramite l'editore, e poi invece ho avuto occasione di incontrarlo e quindi ci siamo scambiati i pareri e lui era molto divertito dal risultato. E invece qualcuno che si sia arrabbiato, ti è mai successo? Non mi è ancora capitato. Non ti è ancora, ecco, metti le mani avanti insomma, però non si può mai dire. Anche perché comunque quando mi presento io di fronte agli portacaricatori di solito rimangono tutti un po' intimiditi dai miei 2 metri di altezza, quindi non... Questo aiuta, in effetti questo aiuta. Non controbattono di solito. Va bene. Bene. Marco, davvero grazie, ti lasciamo andare alla tua presentazione. Grazie. Grazie. Se poi volete approfittare, dopo l'incontro io sarò allo stand Abruzzo a fare caricature per chi vuole, insomma, quindi potete approfittare, tanto lo stand Abruzzo è qui, quindi ci siamo. Grazie di tutto. Grazie ancora, ringraziamo Marco Martellini. Grazie a te, Martellini. Grazie. Come? Adesso avete visto quindi la forma della caricatura, avete visto quanta creatività davvero c'è nel lavoro di Martellini. E poi le tecniche diverse che utilizza, perché caricatura è una parola ampia, cioè ci sono mille modi di interpretare. Ricordava giustamente lo stile essenzialissimo di pochi tratti di Piero Ardito, e quando poi si possono arrivare ad altri livelli di caricatura come quella che ha fatto vedere di Sofia Loren, quella molto elaborata, però l'importante è mantenere la somiglianza del personaggio. Allora, adesso cambiamo tema, la caricatura in qualche modo non l'abbiamo toccata, evidentemente stiamo dando dei piccoli cenni, non è una cosa esaustiva, ma ci piace dare l'idea di quello che è un po' il nostro mestiere. E un aspetto importante è quello del fumetto, ad esempio. Quello del fumetto, tocca a lei, dottore, che non eri pronto. E il fumetto, certo, il fumetto, sono vari tipi di fumetti, il fumetto può essere la strip umoristica, il fumetto può essere la tavola grande, cioè il fumetto ha veramente, tra l'altro il fumetto piemontese in particolare ha una grande storia, cioè ha un'appartenenza forte, ci sono stati grandissimi autori italiani che sono nati in Piemonte, quantomeno di nascita, poi magari si sono trasferiti, ecco. Non ti chiedo di fare la storia del fumetto evidentemente in formato Bignami, però di darsi qualche cenno, qualche traccia di quelli che secondo te, a tuo avviso, sono gli autori più importanti che poi hanno fatto anche la storia del fumetto italiano. Ma molto semplicemente, perché parlando di fumetti si poteva raccontarla in tanti modi, ecco, appunto la strip, la storia, la tavola, si poteva raccontare. Allora ho pensato di prenderla più stretta e di ripercorrere velocemente con voi quello che è stato il fumetto in Piemonte, che forse non molti lo conoscono. Cioè, il fumetto nasce in America, come quasi tutto, diciamo, nasce con Yellow Kid, che viene pubblicato tra il 1891 e il 1895 per Ut Cold, era stato il suo autore. Quindi siamo nel 1895, grosso modo. Subito dopo, pochissimi anni dopo, a Torino c'è già la prima rivista per bambini che si chiama Granellin di Sale, poi arriva la Domenica dei Fanciulli ed evidentemente l'umorismo in queste riviste è molto all'acqua di rose, ci sono i monelli, ci sono gli scherzi con gli asini, con le capre, cioè è un umorismo molto semplice. E subito dopo arriva Attilio Mussino. Mussino è stato un grande autore non soltanto di fumetti, perché arriva dalla satira, arriva dal Fischietto, dal Pasquino, dalla Luna, arriva da tutti quanti questi, da queste pubblicazioni satiriche. E Attilio Mussino è stato colui che praticamente ha dato il naso lungo a Pinocchio, perché tra il 1908 e il 1911 ha lavorato per un'edizione clamorosa della Bemporad, e che era stata presentata all'esposizione internazionale di Torino, premiata con medaglia d'oro, eccetera. E Mussino poi ha fatto molti fumetti, per esempio ha fatto Bilbo il Bull, che erano i tre negretti, e poi ne ha fatti molti altri, così da entrare poi nella rivista per eccellenza dei bambini, che era Corriere dei Piccoli. E nel Corriere dei Piccoli hanno lavorato tantissimi torinesi, come ad esempio Gustavo Rosso, che si chiamava Gustavino, si firmava Gustavino. Ma quello che non tutti sanno, come diceva la settimana enigmistica,
e che nel, forse non tutti sanno che Topolino, creato da Walt Disney evidentemente in America, la prima volta che arriva in Italia è a Torino, sulle pagine della Gazzetta del Popolo, perché a capire la potenzialità di Topolino era stato Lorenzo Gigli, colonnello di artiglieria e capo della cultura della Gazzetta del Popolo, che in particolare seguiva la Gazzetta dei Ragazzi, e nel 1927 comincia a pubblicare Topolino, anzi Mickey Mouse, che lui ribattezza Topolino, e a curare le strisce di Topolino che uscivano erano Franco Antonicelli, insomma, che poi sarà un grande intellettuale anche impegnato politicamente poi a Torino, ma soprattutto c'era un giovane supplente di inglese che traduceva le strisce dall'inglese appunto in italiano, e costui era Cesare Pavese, per cui lui poi ribattezza Clarabella, Orazio eccetera, sono tutti nomi che ha dato Cesare Pavese a questi personaggi, e fa un po' specie, no, a pensarci che Cesare Pavese avesse fatto queste cose anche se ai suoi inizi. Lo rende anche molto simpatico questo, direi di sì, ma non così triste, se non altro, non così triste. E poi sempre per rimanere... Chiedo scusa Alberto, intanto Claudio Mellana, mentre noi stiamo parlando un po' di storie di queste cose, sta realizzando una vignetta, in modo che, cioè, così possiate anche vedere, se no parliamo senza immagini, certo, no? E in questo modo così si può anche vedere, in effetti legato alla creatività, come nasce un disegno. Poi spero che Mellana ci racconti la storia del suo cognome, se è Mellano o Mellana, dopo ce lo spiegherà, ecco, questa cosa. Sempre per rimanere con Topolino, c'è stato un grandissimo autore di fumetti che si chiamava Guido Martina, che era nato a Carmagnola, con una storia bellissima, proprio da Belle Époque, avventurosa eccetera, giornalista alla Gazzetta del Popolo, poi emigra, va a Parigi, lavora per la Pathé Film, realizza documentari, entra, c'è la guerra, viene fatto prigioniero, finisce in Africa, poi dopo in un campo, in un lager in Austria, e quando rientra comincia a lavorare per Topolino. Lui creerà Paperinik, che è questa versione super di Paperino, ma soprattutto ha creato Pecos Bill, e Pecos Bill è stato questo grande personaggio dei fumetti creato nel 1948. Posso fare una battuta che però non è politica? No, certo. No, perché su Pecos Bill noi abbiamo riso tutti quanti come fumettari, perché quando l'allora presidente Silvio Berlusconi incontrò Clinton, gli batté sulla spalla e disse Bill come Pecos Bill, questo non capì niente, perché Pecos Bill era solo italiano, non è mai uscito dai confini italiani, quindi la battuta era nata e morta lì sul momento. Per arrivare agli anni del dopoguerra abbiamo l'esperienza clamorosa della SGS, che sono praticamente tre maestri elementari mancati, anzi due maestri elementari e un disegnatore tecnico mancato, tutti e tre di Torino, che sono Dario Guzzon, Pietro Sartoris e Gianni Sinchetto, che nel 1951 creano Capitan Mickey. E Capitan Mickey, pur avendo un intento didattico, aveva le due spalle che erano sicuramente comiche in questo senso, che quindi erano Doppio Room e Salasso. Un'esperienza che andò benissimo, tant'è che non riuscì a star dietro alle richieste dei ragazzi, e nel 54 esce Black Macigno, e anche Black Macigno ripete la stessa operazione, perché c'è il professor Occultis e Roddi. Lì va di nuovo benissimo, un umorismo molto semplice, molto tranquillo, perché appunto essendo dei mancati maestri hanno un intento didattico molto forte loro, ed è un umorismo molto tranquillo, molto semplice, che ripeteranno nei loro personaggi seguenti, uno dei quali ha Alan Mistero, dove avranno di nuovo le due spalle, che uno è Polpetta e l'altro è Conte, e poi con il comandante Mark, che anche lì avranno Gufo Triste, quindi insomma continua, e Mr. Bluff. Per arrivare a tempi più recenti, invece, qui a Torino, dove c'è una grandissima scuola di fumetto, abbiamo ad esempio il gruppo dell'Ettigrafio, guidato da Vittorio Pavesio, che crea un personaggio suo a fumetti, che è Loch Ness, che andrà poi su Corriere dei Piccoli, andrà sul diario Vita, andrà su molte pubblicazioni, e poi il Dodo, che è un altro personaggio, sempre per ragazzi e sempre umoristico, che va sulle riviste
del gruppo della Giorgio Mondadori. Altri che invece daranno una svolta, se vogliamo dire, un impegno nuovo, sempre nel fumetto umoristico, piemontesi, sono i due collaboratori di Silver, e Silver è il creatore di Lupo Alberto. Quindi abbiamo Giorgio Sommacal, che è di Carmagnola, e Piero Lusso, che è di Bra. Ecco, sono loro che scrivono e disegnano soprattutto le storie di Kattivik. Quindi anche lì abbiamo di nuovo dell'umorismo che viene avanti, per arrivare, io direi, all'ultimo che c'è adesso, contemporaneo in qualche modo, che è Sergio Ponchione, che disegna quest'uomo, questo personaggio che si chiama l'Obliquomo, che vende molto bene sia in Italia sia in America con le graphic novel, che è il nuovo modo di fare fumetti. Ecco, questa è un po' una cavalcata veloce tra il fumetto umoristico. Velocissima, nel senso veloce. Che immaginate solo così, 5 minuti. Sono 100 anni. Esatto, ma quanti nomi, personaggi, autori hai citato, no? E in realtà sono pochi rispetto a tutti quelli che davvero hanno lavorato in questo campo. Quindi vuol dire che il Piemonte, sia per l'aspetto fumetto che per l'aspetto umorismo, satira, giornale satirico, ha veramente avuto centinaia di autori. Noi abbiamo tentato di fare il dizionario degli umoristi, con piacevoli scoperte. Abbiamo scoperto sono circa, con Claudio Mellana, sono circa 100-120 autori. Adesso ci accingiamo a fare quello dei fumetti e pensiamo di andare anche lì sui 150 autori, per cui tranquillamente, per cui sono veramente tantissimi. Alcuni poi, come dico, sono in commissione, cioè qualcuno faceva sia le vignette che le tavole a fumetti che l'illustratore, poi del resto bisogna pur campare, cioè per cui si allargava anche proprio il giro delle collaborazioni. Sì, c'è anche una cosa da dire, una curiosità: il Corriere dei Piccoli, da tutte le parti è scritto che è stato fondato da questo giornalista che si chiama Silvio Spaventa Filippi, che è già un nome roboante. In realtà a fondare il Corriere dei Piccoli e avere l'idea fu Paola Carraro, che era di Torino, che poi fu la caporedattrice e che era la figlia di Lombroso, quindi tutta una cosa che arriva da Torino. Però avere una donna direttore del giornale allora non era sconveniente, diciamo che non costumava, per dirla in piemontese. Allora Claudio nel frattempo ha realizzato delle vignette che noi non abbiamo visto di qua, spero che voi le abbiate viste. Vuoi, Claudio, vuoi leggerle e spiegarci un attimo tu da lì? Hai il microfono, eccole qua. No, le vignette parlate dovrebbero spiegarsi da sole. Quello no. Se non sono capace di farlo vuol dire che sono fallite. Ne faccio una e finire. Allora, ecco, quindi Claudio realizza questo tipo di disegno principalmente con parole. Poi in realtà lui ama molto l'umorismo senza parole, peraltro. Beh, allora, proseguiamo ancora un attimo. Io sapevo che c'era un ginevrino che si chiamava Töpfer. Töpfer, sì. È lui che ha creato il fumetto, secondo me. Non è nato proprio, divideva il foglio in sei. Sì, è una lunga diatriba questa. Vabbè. Per carità. Se sono gli americani o... Non è il momento. Comunque, non è il momento. Diciamo che sono coetanei, comunque. Mettiamo, sì. No, lui è di prima, a dire il vero. È antecedente. Sì. Le avventure di Monsieur Blanc, che alla fine si toglieva sempre la camicia. Monsieur Blanc change sa chemise, cambia la sua camicia, eccetera. Sì, come sì. Si vede la classe, subito, no, cioè. C'entra niente. Grandissimo Gianni. Allora, quando... molto carino, gira. Bravo Claudio. Poi la cosa stupenda del disegno umoristico è anche la varietà di stili, perché poi ogni autore in qualche modo cerca di avere uno stile personale. Il disegno di Claudio è bellissimo, bravo Claudio, molto molto bravo. Allora, adesso avete visto all'opera Claudio Mellana, e adesso vediamo all'opera Gianni Chiostri, allora, in modo che ci illustrerai, ecco, Gianni ci spiegherà anche proprio diciamo la creatività che mette in atto, cioè ci farà vedere ciò che è il disegno anche senza parole ma commentato. Beh, l'umorismo generalmente ha una diciamo è ambivalente tendenzialmente. Ciò che ti dà il sorriso, diceva anche tra l'altro Pirandello, te lo può anche togliere.
E questo avviene non solo nell'umorismo parlato o scritto, ma molto spesso anche nell'umorismo disegnato, come per esempio in questo caso. Ecco, guardate. Allora, che cosa vedete? Beh, c'è un volto malignetto che sorride, evidentemente. Sta sorridendo per qualche cosa che evidentemente insomma, gli piace. Ecco, quindi questo signore sta sorridendo, ma attenzione! Vedete come tutto si interseca? Come al supermercato, prendi tre, paghi due. Con tre occhi noi abbiamo in sostanza due espressioni, e cioè di qua, per esempio, tifoso juventino prima della partita con il Bayern, e qui tifoso juventino dopo la partita con il Bayern. Purtroppo sarà per un'altra volta, pazienza, sarà per un'altra volta. Bellissime le piccole magie grafiche di Gianni, in questo caso, sei quasi un prestigiatore del segno. Un altro, per esempio, un altro piccolo esempio. Sì. Ecco, allora. Che cosa vedete? Un volto femminile, per esempio. Che so, la perla di Labuan, la donna di Sandokan, eccetera, no? È un volto femminile. Però, attenzione, concludiamo il nostro affresco. Ecco, vedete, i capelli di lei sono i baffi di lui, in sostanza. Quindi c'è sempre un intersecarsi delle due cose. Per esempio, in questo caso, uomo-donna, maschio-femmina, positivo-negativo, eccetera. Quindi, con il disegno possiamo anche scherzare. Quindi, l'umorismo si presta molto da questo punto di vista. Vediamo un po' un'altra cosa. Bisogna farne un pochino più veloce, però. Ecco. Bene. Non è proprio l'umor nero. Gli inglesi vanno matti per l'umor nero. Questo è, diciamo, è un accenno. Ecco, ci siamo quasi. In effetti ha l'idea di avere. Questa è la pietra tombale di Polifemo. Bellissimo. È la pietra tombale di Polifemo. Beh, è l'unico, insomma, e c'è bellissimo. Niente da fare, eh. Bellissimo. Ecco. Veramente sì, bellissima. Sì, io non metto mai testi nelle mie cose, insomma, però mi piace, insomma, mi piace chiacchierare, e anche se naturalmente diciamo non proferissi parola, ecco, una vignetta di questo genere avrebbe però necessità evidentemente di una piccola spiegazione. Possiamo, certo. Possiamo comunque scherzare senz'altro con il nostro segno, sicuramente può venire in aiuto all'umorismo. Ti volevo chiedere una cosa, poi ti chiedo ancora di proseguire un attimo, perché sono veramente deliziosi questi giochi grafici. Ma quando ti viene commissionato un disegno, no, per esempio per un giornale, per tutti i vari giornali per cui collabori, no? Su cosa ti basi, ecco, per avere l'idea? Ti basi proprio sul mezzo, cioè lavoro per la stampa, per cui ho delle caratteristiche specifiche, vai molto a ruota libera, cioè ecco, come...
Certamente anche i giornali, io collaborando con quotidiani, ogni quotidiano diciamo ha il suo pubblico, per esempio Avvenire, che così mi tengo buoni i vescovi, così non si sa mai, perché può essere sempre prudente da questo punto di vista. Avvenire a un pubblico estremamente eterogeneo, quindi il mio segno è un segno piuttosto tradizionale, è un segno limpido, pulito, certo, però molto descrittivo. Sulla Stampa, per esempio, faccio delle cose completamente diverse, perché il commento interno, tra l'altro, proprio dopo le pagine della Borsa, è il commento all'articolo di fondo della Stampa di quel giorno. E quindi quasi sempre con un sottofondo politico, evidentemente. Io non amo molto la satira politica, ma io faccio un commento che è praticamente una specie di fotografia, io ritaglio dei pezzi di cartone, ci metto dentro delle lampadine, dei pezzi di ferro, eccetera eccetera, faccio un collage, una specie di cosa, diciamo un putpourri, dopodiché lo fotografo e lo mando. Su questo hai un tempo comunque, cioè ti danno senza dubbio nei giornali, purtroppo nelle redazioni dei giornali si lavora con dei ritmi sincopati, quindi la sera mi danno il tema intorno alle 8, 8 e un quarto, alle 10, 10 e un quarto impaginano, quindi molto rapidamente ti fai venire un'idea e la devi poi realizzare. Il problema non è tanto l'idea quanto il realizzarla, perché a quell'ora veramente sei davanti come al cronometro di Lascia Raddoppia, tac 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 tac, che gira, il tempo passa velocemente. Mentre invece le idee che poi metti nelle tue mostre personali, cioè sono idee che ti vengono spontaneamente, non su richiesta, osservando il mondo. La differenza dell'umorista con il comico è che intanto il comico è triste e l'umorista è indignato, sono due cose molto diverse. Ricordi Giorgio Cavallo che aveva sul biglietto addirittura, c'era Giorgio Cavallo indignato, lui l'aveva scritto biglietto da visita. Ah, bellissimo, non sapevo, certo. Sì, volevo dire un'altra cosa, ma adesso non la ricordo più. Invece voglio dedicare una cosa velocissima a proposito del risparmio energetico. Mi riprendo, no? Sì. Che palle, hai detto non la politica, ma adesso è successo. Ecco, a proposito di risparmio energetico, di cui si parla tanto in questi giorni. Oh, che cosa c'è qui? Beh, questa è una spina elettrica, pronti, manca qualche cosa evidentemente, no? Certo, facciamoglielo. La cara vecchia candela, bello. Quando mancava la corrente, la cara vecchia candela, bellissima anche questa, bellissima. Ecco, per cui tu hai quello che ti volevo chiedere anche, quindi hai un grandissimo repertorio, come tu sei un poeta dell'umorismo, poi di fatto hai pubblicato un libro di vignette sull'amore, ecco, sì. Veramente molto molto belle, molto delicate. Quindi tu comunque man mano continui ad accantonare idee, prepararle e poi le esponi nelle tue mostre oppure fai i libri, quindi hai poi un utilizzo che non sempre è legato a una commissione, ecco, questo volevo chiederti, mentre per il giornale hai un tempo ed è il tempo di realizzazione entro cui devi stare, ecco, questa è un po' la cosa. Qualche idea mi nasce per partenogenesi, non so se si possa usare questo termine, però l'idea non è una sorgente. La sorgente butta in continuazione, basta mettere la mano incava oppure un bicchiere e puoi bere. È una miniera in cui tu devi entrare e devi scavare, e allora l'idea tu la devi inseguire, perché molto spesso, anzi quasi sempre è così, ed ecco perché la committenza è così importante nell'arte. Allora l'idea tu la vai a cercare, ti spremi, corri dietro, alla fine la raggiungi, la immobilizzi, ce l'ho, ecco, l'idea c'è finalmente, ecco, e a questo punto la realizzi. Fantastico, ecco. Sì, sì. Gianni, ti chiedo ancora sì. Un disegno, certo, perché è bellissimo comunque vederti anche all'opera, poi è bello anche come le racconti. Ecco qua.
Stanno riprendendo, sì. Bene. Questo signore si sta facendo una radiografia. Ha dei problemi, perché ha dei problemi. E quindi è andato dal medico che gli ha consigliato una radiografia. Dice, in questi giorni non mi sento bene, non capisco come mai. Dice, cosa ha mangiato? Ecco, il mattone, il classico mattone che è rimasto sullo stomaco, no? Molto spesso succede anche così, ecco. Molto. No, ricordo delle vignette ogni tanto, ecco, su questo legato al senso dell'umorismo, ricordo le vignette dei primi del Novecento che sono già sulla pinza del chirurgo dimenticata nella pancia del paziente. Sì. E l'abbiamo letti sui giornali, poi ricordo anche i fatti, ma accadeva già ai primi del Novecento. L'umorismo segna anche il tempo. È bellissimo ad esempio andare a cercare le vignette che riguardano il progresso. Troverete o l'arte, per esempio ci sono delle vignette stupende sui futuristi, quando i futuristi vengono proposti, si propongono con il loro manifesto e i giornali umoristici gli danno contro in un modo tremendo, ovviamente per divertirsi, o danno contro all'automobile, danno contro all'aeroplano, no? Cioè in qualche modo l'umorismo dà anche non accetta, per dire, il progresso, un qualcosa che prende spunto per far ridere, poi evidentemente però nel momento in cui qualunque cosa entra nel meccanismo del luogo comune, quindi viene conosciuta da tutti, allora davvero finisce sui giornali. Gli umoristi hanno anche questo bellissimo compito, molto anche i satirici. È importante la vignetta su un personaggio politico, ma questo personaggio devi conoscerlo. Quando si merita, tra virgolette, una caricatura, beh, significa che davvero tutti quanti lo conoscono. Allora è divertente vedere, poi io da appassionato, Claudio Mellana anche, noi siamo due collezionisti di giornali satirici, ed è stupendo andare a sfogliare questi vecchi fogli in cui si vede davvero tutta la storia. Diceva prima dottor Tomatis, abbiamo curato appunto insieme a Claudio anche Mellana questa mostra sul 150enario, siamo riusciti a ricostruire attraverso il disegno satirico e le caricature dei personaggi tutta la storia d'Italia, perché di fatto quelli più importanti venivano presi di mira, caricaturati. La satira è un modo di fare anche giornalismo, è un modo d'attacco per certi aspetti, però è anche un modo di riflessione, e molto spesso la satira può essere costruttiva, può essere una critica, e in qualche modo questo può far sì, non succede quasi mai forse, ma che il personaggio possa rendersi conto anche di quello che sta facendo. Nel frattempo Gianni ha realizzato un'altra vignetta bellissima. Sì, lui e lei, l'incomprensione tra l'uomo e la donna, e lei naturalmente con un punto esclamativo, e lui con un punto interrogativo, come dire, ma al posto dell'orecchio naturalmente, dice, ma come, fino un attimo fa andava tutto bene, ma che cosa è successo? Cos'è questo cambiamento improvviso? E l'uomo è sempre preso in contropiede da questi atteggiamenti bellissimo femminili, sempre piuttosto inattesi. Questa si intitola l'incomprensione. Potrebbe essere così. Potrebbe essere, sì, incomprensione. Sì, sì, certo. Volevo chiedere adesso invece a Claudio, perché ecco, il bello, state vedendo proprio generi e stili diversi, per cui la caricatura abbiamo visto prima, il segno grafico, il gioco grafico, Claudio usa più le parole, però Claudio Mellana è un grande esperto. Volevo chiedergli, ecco, come ti nasce un'idea? Cioè tu ami di più lavorare per esempio sulla committenza e sul fatto quotidiano, cioè la notizia che ti fa venire l'idea, oppure preferisci spaziare magari su temi più ampi, più sulla satira di costume? Ecco, questa era proprio nella tua metodologia di lavoro. Beh, mi piacciono tutte e due. Naturalmente è molto più facile, diciamo così, tirare fuori battute sulla contingenza politica, perché oltre che ti offrono costantemente proprio degli assist, no? in tal senso, è più facilmente riconoscibile, e dove anche puoi esercitare una forma di umorismo più estremo, e purtroppo funziona di più l'umorismo rispetto all'umorismo raffinato. Ed è una storia che viene da lontano, tu sai come me,
L'Asino era un giornale estremista contro la Chiesa, persino Casalegno, il vice direttore della Stampa, scrisse pagine dicendo che era esagerato. Quando uscì il giornale concorrente dell'Asino, diciamo di destra, ma non si può neanche parlare tanto di destra, comunque più cattolico, il Mulo, prendeva in giro il direttore Podrecca dell'Asino facendogli caricature violentissime, chiamandolo piroporco. Siamo nel 1910, mica robine, ecco. Senza querele allora, cioè, si le davano di santa ragione e per qualche tempo, e oggi purtroppo non è più così, ci sono 10.000 motivi, il mondo cambia, deve cambiare, ma la vignetta ha anche inciso sulle questioni politiche in maniera, quando la vignetta era la cosa principale che si guardava, l'Avanti aveva la vignetta di Scalarini che faceva più lui articolo di fondo per gli analfabeti o semi analfabeti, i contadini, operai, che non i lunghi articoli di Turati piuttosto che di un altro intellettuale del Partito Socialista di allora. Ricordo, per dire, poi l'importanza che hanno avuto i giornali umoristici con le loro vignette. Nel 1969, quando, nel 1955, prima questa, quando Vittorio Emanuele caccia Cavour, e lo caccia sostanzialmente perché vuol far pagare l'IMU alla Chiesa, era, sapete che tra Cavour e la Chiesa non correva buon sangue, il Pasquino o il Fischietto, adesso non ricordo bene, no, nel 55 c'è ancora il Fischietto perché il Pasquino nasce nel 56, fa una vignetta con la pantofola papale e sottoscritto il vero potere in Italia. Il giorno dopo Vittorio Emanuele chiama Cavour e gli ridà l'incarico. Si narra, dice Augusto Cesana, giornalista, direttore prima del Fischietto, poi fondatore del Pasquino, poi del Fanfulla a Firenze, scrive nel suo libro di memorie che Vittorio Emanuele dà un pugno sul tavolo e dice "Kun touch", e si incazza perché la gente leggeva quello e credeva, anzi aderiva a quest'idea che fosse il Papa a comandare in casa Savoia, e quindi richiama Cavour e passa anche la legge che toglie dei benefici alla Chiesa Cattolica. Nel 1969, pensate, il Khedive Ismail Pasha, quando viene inaugurato l'ismo di Suez, invita il direttore del Fanfulla, Cesana, e il direttore del Pasquino, Teja, all'inaugurazione. Chi si immaginerebbe mai oggi di invitare un vignettista, direttore giornalista, a una roba così importante? Pensate cos'è il taglio dell'ismo di Suez nel 1969, e c'è un libro che racconta questa storia di Cesana, sembra che era un grafomane che scriveva tantissimo, che racconta anche di Teja, bellissimo, che useremo nella mostra, la mostra che ha accennato prima, che realizzeremo su Teja, sconosciuto, e vi dico l'importanza che attribuiva persino il, e li paga, narra Cesana che gli arriva un assegno 1800, di 1000 lire, e in più con quella lettera di accompagnamento aveva diritto a tutti i mezzi di trasporto gratuiti per tutto il tempo del mese di soggiorno nell'Egitto, per dire l'importanza. Poi si evolve la cosa, ci sono nuovi mezzi di comunicazione, però la vignetta in alcuni momenti ha avuto dell'importanza notevole. Voi pensate, 1977 c'è una grande manifestazione dei metalmeccanici, allora ancora uniti, FLM, a Roma. Forattini fa una delle sue ultime vignette passabili, in cui immagina un Berlinguer in veste da camera, impomatato, stizzito nell'ascoltare i rumori che provengono dalla strada dei metalmeccanici. Paolo Spriano, storico funzionale all'allora Partito Comunista Italiano, scrive un articolo sull'Unità contro questa vergognosa vignetta, che è una stupidaggine perché ha reso più famoso, se vuole, Forattini. In più ha detto una sciocchezza, era perfettamente legittimo pensare una cosa del genere, non era vero, era vero. Il problema è la calunnia, ma non certo l'intenzione. Lo stesso errore clamoroso, secondo me, che fa D'Alema quando querela Forattini per la vignetta su Panorama, che
fa figurare D'Alema, però questo figurare D'Alema che cancella l'elenco Mitrokhin dei nomi, sbianchetta l'elenco. Questo dimostra la potenza ancora della vignetta, che è molto calata, però in qualche maniera c'è ancora. Le ultime vignette che adesso sono viste da un pubblico ampio sono quelle di Vauro nella trasmissione di Santoro, sì, che hanno ancora una dignità di arte, diceva Gianni, che è un artista a tutto tondo, che parlava di arte, solita battuta, mi paga profondamente per fare queste scene, è un'arte, perché la vignetta ha due aspetti, c'è il testo e c'è il disegno. Si può fare come LK, conoscete LK, la disegnatrice di Repubblica, ha dei testi straordinariamente belli e un disegno che potrebbe essere un pisello e una patata che si parlano tra di loro, fanno la battuta è sempre meravigliosa, tanto lei del disegno non gliene frega niente, no? Altan, più o meno, perché i due cipputi, cipputi primo, cipputi due, no? Sono poi sempre gli stessi, i due anziani, non è che curi molto il disegno, la battuta di Altan, mentre ci sono altri che legano un disegno elevato anche alla vignetta. I caricaturisti tendono a non fare la battuta, ma a usare, diciamo, il caricato del loro disegno per dare il messaggio. E questo è quanto, se non ho dimenticato qualcosa. Sì, grandi disegnatori, tra l'altro proprio satirici, grandi illustratori, viene in mente Mannelli per esempio, con grande cura del disegno, oppure mi viene in mente Fremura, un altro bravissimo umorista, poi fece anche la vignetta quotidiana per tanti anni sul Resto del Carlino, proprio un grande pittore, tant'è che poi è anche un pittore. E come diceva giustamente Claudio, ci sono due modi, no, proprio anche di affrontarlo, cioè c'è l'autore che preferisce puntare tutto sulla battuta e dove il disegno può essere più o meno gradevole, ma in realtà non è funzionale a ciò che sta rappresentando, oppure c'è l'autore che, ad esempio, soprattutto quelli che lavorano senza parole, tendono a far sì che il tutto sia graficamente molto piacevole e si possa far vedere. Gianni ha realizzato un'altra vignetta. Sentite? No, sì, adesso mi sentite? Ecco, qui a sinistra, questa l'ho intitolata Il futuro è delle due ruote, perché il futuro è delle due ruote. Molto bella, purtroppo questo, molto spesso queste sono le sorprese, ma volevo aggiungere anche che una certa anche questa è naturalmente dedicata diciamo alla civiltà del web, ormai tutto è elettronico, molto tutto bella, è virtuale, bella, tutto molto. È silicio, eccetera, ma c'è anche un grande aiuto per l'umorista da parte degli stessi giornalisti, diciamo delle convenzioni, ecco, del cosiddetto politicamente corretto. Qui per esempio, non so se notate, ecco, sapete che ormai da qualche anno si parla di guerra e di operazioni di pace. Ecco, qui a sinistra voi vedete la guerra, qui a destra c'è l'operazione di pace, che è così. Ecco, la bomba arriva lo stesso, ma dolcemente, con discrezione. Molto bella, bellissima. Grande Gianni. Beh, io vedo l'ora, quindi noi come ora avremmo finito. Io intanto. Come? Che ce n'è una carina che mi piace. Sì, dai. Bene. Alle volte si gioca anche, per esempio, non so, con gli acetati sulla lavagna luminosa, eccetera, vengono molto bene, eccetera. Ecco, qui abbiamo per esempio due simpatici compari, sto pensando, che hanno portato a termine un colpaccio, ed ecco che si sono divisi il bottino. Sto pensando a quel film famoso americano, chi c'era? Stangata. Prego? La stangata. La stangata, bravissimo, ecco, esatto. La stangata, eccoli qua, vedete, sono tutti e due. E naturalmente ciascuno pensa ovviamente diciamo alla propria parte che si porterà a casa, ma attenzione, guardate il signore verso destra, a che cosa sta pensando? Vedete? Evidentemente sta pensando di
di prendere anche la parte dell'altro, di prendersi tutto. Ecco, possiamo anche muovere un pochino qualche cosa, ai bambini piace molto questo, a me per esempio. Anche a me piace molto, devo dire, anche a lei, sta dicendo. Grazie Gianni. Bene, io vi ringrazio, se qualcuno ha domande ovviamente siamo a disposizione, altrimenti insomma spero in qualche modo che, ovviamente era un'ora di tempo per cui proprio un minimo di cenno, niente di che, ma abbiamo parlato dei vari stili, di quello che è l'applicato, cosa può essere l'umorismo nel fumetto, l'umorismo nella vignetta, l'umorismo nella grafica, l'umorismo grafico di Gianni Chiostri, l'umorismo con le battute, ecco, questo per dare un minimo di idea. Ci sono processi creativi che poi ciascun autore fa. C'è una grande tradizione piemontese, mi piace molto la scelta di Alberto Geda di fare appunto il suo intervento proprio incentrato su quello che è il Piemonte, perché poi dal Piemonte sono partiti moltissimi autori e sono diventati anche internazionali peraltro, oppure ci sono autori che non si sono mai mossi come la SGS, che hanno illustrato praticamente tutto il mondo del West senza essersi mai mossi dalla provincia di Torino, poi di fatto, no? Un po' come Salgari, quindi sì. c'è anche questo. Grandi esperti, peraltro, avevano dei libri incredibili proprio sulla storia americana, sì. sulle cartine giocate, perché poi la ricostruzione del loro ambiente era perfetto. E ecco, per cui volevamo dare questa idea, abbiamo accolto con piacere l'invito del Consiglio regionale del Piemonte. E, ecco, vi invitiamo alla mostra che dovremo realizzare a fine settembre, primi di ottobre, stiamo decidendo le date, per celebrare Casimiro Teja e anche qualche suo amico, nel senso il tema è anche la montagna, Camillo Marietti, altro grande illustratore, molto amico di Casimiro Teja, per cui qualche amico di Teja lo metteremo anche in questa mostra, per riportare un pochino questo spirito del giornalismo satirico e umoristico piemontese che nasce nell'Ottocento. Io ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti, vi saluto ancora a nome di Benny, che purtroppo non sta bene, ma ci ha dato modo di farvi conoscere Martellini, questo straordinario caricaturista, caro amico, e possiamo andare a vederlo, lui in questo momento ha detto che sta facendo le caricature nel suo stand poco più in là, e vi ringrazio per essere intervenuti e ringrazio tutti gli ospiti.